Sono quasi 223.000 i membri del personale scolastico italiano che non sono stati ancora vaccinati contro il Covid, neppure con una dose, pari al 15% del totale secondo il rapporto settimanale. Il tema sulla riapertura delle scuole a settembre diventa sempre più caldo. Anche il ministro della Salute Speranza vuole incentivare una maggiore vaccinazione fra chi ancora non è immunizzato, fra docenti e ATA, mentre per il sottosegretario Sileri il prossimo anno vuole puntare su monitoraggio e su tamponi e test rapidi per controllare il virus nelle scuole. Soprattutto mascherine e distanziamento, presidio fondamentale per i più piccoli nelle lezioni in presenza. Ma qual è la situazione in Abruzzo? Fabiola Ortolano, UIL Scuola. Noi ci auguriamo, come abbiamo sempre detto, che a settembre la scuola riparta in sicurezza e in presenza. Abbiamo sempre sostenuto la necessità di una scuola in presenza. Sulla questione delle vaccinazioni non è soltanto imponendo un obbligo o con un'operazione unica che possiamo affrontare il problema. Il problema deve avere un impatto strutturato in maniera anche trasversale. Noi riteniamo che intanto diminuendo il numero di alunni per classe già si garantisce una maggiore protezione e sicurezza. E quello che chiediamo, anche questo da molto tempo, è che si possano avere i presidi sanitari all'interno di ogni singola scuola che possano prevenire e monitorare costantemente la situazione. L'ultimo punto riguarda un'attenta sanificazione delle classi. E sulla vaccinazione del personale docente e non docente? Il personale della scuola, quando è stato chiamato alla vaccinazione, anche con anticipo rispetto a altri gruppi di lavoratori, ha risposto in maniera brillante. Noi abbiamo le percentuali, credo, in questo comparto più alte dei lavoratori vaccinati. Quindi siamo favorevoli chiaramente alle vaccinazioni del personale, anche lì non ci può essere un'imposizione, pertanto riteniamo che queste percentuali altissime possano essere già una risposta che noi diamo rispetto all'etica che i lavoratori della scuola hanno e alla dimostrazione concreta che ne hanno dato, raggiungendo percentuali di vaccinazione intorno al 90. E in Abruzzo, l'Abruzzo è una delle regioni in Italia più virtuose. A chi dice, invece, a chi parla delle vaccinazioni dei ragazzi, in particolar modo della fascia 12-15, cosa ne pensate? Io ritengo che le questioni che riguardano i tecnici, gli specialisti medici, devono essere affrontate da loro. La riflessione che mi viene spontanea è che comunque nelle scuole, la maggior parte delle scuole sono istituti comprensivi, quindi comprendono fasce di età che vanno dai 6 anni fino ai 18-19, e comunque quindi c'è un contatto tra i bambini in una fascia di età che chiaramente non sono vaccinabili e quelli più grandi, quindi no, il problema non si va a risolvere in questo modo.